Sandro Campagna in conferenza stampa ha detto chiaramente: io a Pescara mi sento a casa, eppure a Pescara non ci ha mai giocato di fatto, però questa è la casa della pallanuoto. Sì, esatto, la Enaiadi è un impianto storico per la pallanuoto, è un impianto storico dove per la prima volta anni fa si è sviluppato anche un certo marketing che nella pallanuoto era sconosciuto, per cui era una piscina piena di tabelloni pubblicitari, di 2.500-3.000 posti sempre pieni, per cui ha dato tanto Pescara alla crescita della pallanuoto negli anni 80-90, quindi tornare è sempre una gioia nella speranza che questa città possa essere in A1 al più presto. Ecco, allora, il cammino per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, 5 agosto, non manca molto, siete in un girone di ferro e tante aspettative, come sempre per il Sette Bello. Sì, come sempre, non è che ci sono anni in cui si dice vabbè quest'anno se arriviamo settimi siamo contenti, quindi le aspettative sono tante, il girone di ferro come hai detto tu, esordiamo il 6 agosto con la Spagna, una partita difficilissima, con la Francia altrettanto difficile, poi Montenegro, Croazia e Stati Uniti, saranno partite che sì, finiranno gol a gol tutte, gli ultimi 3 minuti di ogni partita saranno importantissimi e per questo ci stiamo preparando bene fisicamente, mentalmente, anche come organizzazione di gioco per essere pronti ad ogni partita, essere dei lottatori, dei gladiatori. Non prometto nulla, ma prometto grande impegno e grande determinazione, grinta e voglia di fare bene per noi e per l'Italia, per il tricolore e per il paese. Un messaggio di Sandro Campagna, commissario tecnico della Nazionale Italiana, agli amanti della pallanuoto di Pescara e dell'Abruzzo, in questo caso che vi stanno piacevolmente bombardando anche di richieste, di autografi, interviste, pacche sulle spalle, strette di mano. Questo è importante perché questo significa fare della diffusione, della propaganda della pallanuoto, ci sono tanti ragazzi che vedono ogni allenamento, che dopo l'allenamento si fermano a fare autografi, foto o magari chiedere di palleggiare con i giocatori, questo è molto molto importante, quindi che Pescara Pallanuoto, tutto l'Abruzzo ma anche tutta l'Italia ci segua dal 6 agosto alle Olimpiadi di Rio e tifi di Sette Bello.